Il San Daniele. Due lettere per un articolo determinativo maschile che custodisce il valore di un'eccellenza, la diversità dello straordinario. Dai Celti fino a un consorzio che vanta 31 associati, ricavi da più di 300 milioni di euro nel 2014 per 2 milioni e mezzo di prosciutti. Il prosciutto di San Daniele, riconoscibile oggi per la forma a chitarra e la presenza dello zampino, ha origini antichissime. Le indagini archeologiche condotte nella chiesa di San Daniele in Castello ci informano infatti dell'uso di maiali per l'alimentazione già in epoca protostorica, fra l'undicesimo e l'ottavo secolo avanti Cristo. E poi Celti, Romani, Patriarchi, fino al Concilio di Trento, le corti europee e la nascita del consorzio. Nell'intera sequenza cronologica evidenziata c'è sempre traccia di San Daniele e del suo prosciutto. Da allora a oggi è cambiato ben poco, anche e soprattutto nel processo di lavorazione. Ben ritrovati amici di Udinese Channel, siamo a San Daniele, andiamo a portare avanti il nostro ciclo di eccellenze del Friuli, ovviamente a San Daniele. Non possiamo che parlare del prosciutto, di quello che è un fiore all'occhiello assoluto della nostra regione. E siamo in compagnia di un prestigioso ospite che ci accompagnerà nella guida di quella che è la storia, l'economia e l'eccellenza di questo territorio. È il direttore del Consorzio Prosciutti di San Daniele, Mario Cicchetti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ben trovato. Alle nostre spalle, vedete, abbiamo uno scenario magnifico. Da San Daniele si arriva a vedere molto spazio, un arco molto ampio della pianura friulana. Perché partiamo dalla geografia? Perché molto spesso, profanamente, si dice che il prosciutto di San Daniele è buonissimo, soprattutto a San Daniele, per tutta una serie di caratteristiche fisiche e geografiche. Infatti non diciamo una cosa campata per aria, raccontiamo proprio un quadro di condizioni naturali che da sempre hanno caratterizzato questa zona geografica. I prodotti di denominazione di origine protetta come quello di San Daniele hanno due fattori importantissimi. Il primo, la non delocalizzabilità nella trasformazione, perché si può fare solo in uno specifico posto perché quello lo caratterizza, e adesso spiegheremo perché. Il secondo, usano sempre lo stesso processo produttivo. Quindi abbiamo origine e produzione che caratterizzano questo tipo di prodotto. San Daniele, come ben diceva lei, si trova esattamente all'epicentro del Friuli Venezia Giulia, proprio in zona centrale, in mezzo alle colline dell'anfiteatro morenico, e da sempre in questa zona si ha storia di trasformazione di prosciutti. È singolare che sia avvenuta a San Daniele, sempre, e non nelle zone vicine. La città di San Daniele da sempre, da ormai testi scritti, sono intorno al 1200, quindi nel Medioevo, ma ci sono anche testimonianze in epoca romana, nella quale in questo colle, in questa zona, bene veniva soggiunto il prosciutto. Il clima è particolare ed è un fattore importante, è molto mite d'inverno, asciutto, è molto mite anche d'estate, perché ormai hai quelle esagerazioni di temperatura che consentono quindi una stagionatura naturale. Vedremo che per chi giunge a San Daniele provenendo dalla statale da sud, noterà che i prosciuttifici sono tutti posizionati nello stesso orientamento, perpendicolare rispetto al flusso delle aree nord-sud, proprio per favorire la reazione naturale, la ventilazione naturale delle celle e dei saloni di stagionatura, dove proprio l'aria naturalmente fluisce accarezzando i prosciutti e dandogli questi aromi particolari. Praticamente è cambiato ben poco, perché è di una essenzialità, di una semplicità, ma anche di una memoria incredibile questa produzione. Sì, lo vedremo poi dentro nell'azienda. L'azienda diventa un'esplicitazione, diciamo così, industriale di quello che è un sapere antico e un prodotto assolutamente artigianale. Ancora oggi il fattore umano è importantissimo, la trasformazione del prosciutto, e quindi tutte le fasi sono gestite e proprio presidiate dalle persone, dai tecnici, dagli esperti della stagionatura del prosciutto. L'unica, diciamo così, agevolazione che diamo al sistema produttivo per poterlo fare tutto l'anno è aiutare con una climatizzazione per ripetere l'inverno più volte, perché una volta il processo produttivo rispecchiava le quattro stagioni, prendendo dall'inverno fino all'autunno, e per riuscire a produrre durante tutto l'anno ovviamente riproduciamo la parte inverno soprattutto e primavera dentro nelle celle, climatizzate, nelle quali si può consentire questa fase più delicata della lavorazione. L'altro fattore straordinario che ha questo prodotto è che ha solo due ingredienti sostanzialmente: la carne di suino italiana, rigorosamente italiana, nata allevata nelle 10 regioni previste al disciplinare di produzione, e il sale marino. Il terzo fattore è uomo-tempo, cioè il tempo che trascorre e la capacità delle persone di far stagionare questi prosciutti. A
Adesso siamo all'interno dello stabilimento dove inizia la catena della produzione del prosciutto di San Daniele. Una volta arrivate le cosce fresche qui nello stabilimento, inizia naturalmente tutto il processo della lavorazione. Esatto. Allora, che cosa avviene in questo primo step? Allora, in questa fase di ricevimento guardiamo le cosce una a una per vedere se hanno tutte le caratteristiche perché possano diventare un domani dei San Daniele. Quindi ci sono dei limiti di accettabilità delle cosce che noi dobbiamo verificare in questo momento. Tutte quelle che non sono giudicate idonee vengono respinte al macello, non entrano neanche nel circuito. Quindi tutto quello che passa su queste macchine qua va nel circuito San Daniele. Tutto quello che non è idoneo viene rimesso su questi pianali e viene rimandato al macello che ha mandato la materia prima. Quali sono le caratteristiche per essere giudicate idonee a diventare un prosciutto di San Daniele? Allora, disciplinare prevede per esempio un peso minimo che è di 12 kg, quindi un prosciutto che pesa 11,8 kg già non può entrare in filiera. Poi c'è la proporzione fra quantità di grasso e di magro, che deve essere ben bilanciata, e poi vengono scartati tutti quelli che hanno dei difetti anche solo estetici oppure legati alla macellazione, come possono essere delle microemorragie o altre cose che magari possiamo anche vedere qua sulla selezione di questi qua. Questo è un processo che tutti i produttori devono naturalmente rispettare per ottenere certamente, il marchio prosciutto di San Daniele. Certamente. Di solito c'è anche una percentuale di cosce controllata direttamente dall'INEQ, che è proprio un organo di controllo per la verifica delle caratteristiche. E allora diamo un'occhiata a quello che succede in questa prima fase e ti lasciamo quindi libero di lavorare. Va bene, grazie. Ecco, questo qua per esempio è già un prosciutto che non può entrare nel circuito DOP perché ha la cotenna con un reticolo venoso troppo evidente. E dopo il primo controllo, la prima selezione, arriva anche il primo marchio, un premarchio di ingresso nella catena di produzione del San Daniele, quindi ufficialmente dopo questo passaggio si può dire che il prosciutto è un prosciutto che diventerà un San Daniele. Alle nostre spalle abbiamo l'antica chiesa della Fratta posta sulle cinta murarie storiche di San Daniele. Perché ci siamo trasferiti in questo luogo insieme al direttore del Consorzio Prosciutti di San Daniele, Mario Cicchetti? Perché adesso inquadriamo velocemente, però cercando di essere sempre abbastanza circostanziati, quella che è la storia, l'evoluzione e praticamente tutti quelli che sono i reperti, i ritrovamenti che parlano della presenza del prosciutto di San Daniele fin dalla protostoria. Sì, è una storia antica, come ha giustamente riassunto efficacemente lei, che parte formalmente dall'epoca celtica, dove sicuramente c'era il connubio tra sale come elemento di conservazione, carne di suino come elemento naturale vicino agli uomini, venivano allevati i suini ed era una derrata alimentare continua disponibile. Poi se facciamo mente locale un po' più ampia in Europa, ci accorgiamo che sono stati i romani che hanno portato l'uso del sale e della stagione delle carni suine un po' in tutta Europa. Se si guarda una cartina idealmente della nostra Europa, vediamo che dalla penisola balcanica fino alla penisola iberica, dove c'erano le colonie romane, quelle più distanti, quelle più remote dalla capitale, si trovano lavorazioni di prosciutto. Infatti ci sono dei bassorilievi che raffigurano prosciutto. Addirittura via a Roma c'è un'importante via che si chiama via Panisperna, che significa proprio in latino via del pane e del prosciutto.
E questa cosa accomuna un po' tutti questi popoli del centro Europa. Sono tutte zone dove i romani sono giunti, dove era facile conservare le carni col sale, perché il sale era disponibile, eravamo nel cuore del Mediterraneo, e soprattutto perché quella volta non c'era il frigo, e quindi la coscia diventava uno strumento di baratto e quindi un elemento di ricchezza sia per gli eserciti che per i mercanti che seguivano l'esercito romano. San Daniele poi è una città che si trova su una via salaria, non sembra, ma è così, da Aquileia fino al Norico, si chiamava l'Austria quella volta, quindi per giungere verso Salisburgo, che era la città del sale, i mercati e i viaggi si facevano su questa via. Non per questo, non di meno per questo, San Daniele è stata fino al 1500 città fortificata, proprio perché era su una delle vie principali, era uno dei mercati principali, si scambiavano cibi e materiali, e quindi da lì nasce poi un'economia. Che è interessante notare che è un'economia cittadina quella del prosciutto, non è un'economia rurale. Gli animali venivano allevati nelle campagne, vicino alle stalle, lontano dai centri abitati, e i prosciutti sono prodotti nei centri abitati, proprio perché bisogna conservarli all'interno di particolari condizioni di cantina, piuttosto che di sottotetto, una volta dietro nei sottotetti si facevano asciugare, e quindi anche erano molto legati, diciamo così, al fluire delle stagioni e anche alla vita quotidiana delle persone. Abbiamo parlato di Via Salaria, di Salisburgo, la città del sale, abbiamo parlato appunto dei Celti come primi abitanti di questa regione capaci di abbinare l'uso del sale alla conservazione della carne. Ecco appunto, insieme a Francesco Pezzella torniamo all'interno dello stabilimento e vediamo i processi di salatura e i vari tipi di salature. Ed eccoci al secondo passaggio della lavorazione del prosciutto di San Daniele. In questo passaggio troviamo delle cosce che hanno già superato la selezione, come abbiamo visto prima, e adesso vengono sottoposte alla salatura. Mario, a cosa serve salare il prosciutto? Allora, la salatura è praticamente l'unico ingrediente che noi mettiamo sul prosciutto, cioè il nostro unico conservante è il sale. Quindi il prosciutto viene salato proprio per poter avere una conservazione a lungo. Quindi il sale sanifica, disidrata le carni e fa in modo che poi il prosciutto, una volta che ha finito le fasi fredde che vedremo successivamente, possa avere una stabilità, quindi la carne diventa salubre ed è edibile. Dopo quanto tempo dall'arrivo e dalla selezione che abbiamo visto prima si arriva alla salatura? Di solito si aspettano 24 ore in modo che ogni coscia raggiunga più o meno sempre la stessa temperatura, perché il macello porta diverse, come avete visto, diverse strutture con i prosciutti appesi, ma non tutti hanno la stessa temperatura. Noi, tenendoli in una cella predisposta per 24 ore, facciamo in modo che la temperatura sia uniforme per ogni coscia. Vengono salati una prima volta come oggi, fra 5 giorni questo sale viene rimosso e ne viene messo di pulito di nuovo per altri, diciamo, una decina di giorni. Poi, sempre passando in questa linea di macchine qua, viene rimosso completamente il sale, vengono appesi in dei telai in maniera verticale e cominciano a fare il circuito delle celle frigorifere di disidratazione. Siamo in una delle celle dove i prosciutti vengono ad iniziare il loro processo che li porterà poi dopo alla messa in vendita e quindi all'emissione sul mercato. Mario, qui intanto a che temperatura siamo? Qua siamo intorno al grado e mezzo, 2 gradi sopra zero. Questa è una delle fasi, giusto? Sì, della questa, refrigerazione, chiamiamola esatto. Così. Questa qua è la prima fase di disidratazione in cui il prosciutto sta una quarantina di giorni. In questa fase qua viene fatta anche l'operazione di tollettatura, che è la rimozione delle parti in eccesso del bacino e la pulizia della testa del femore per favorire lo sgrondo dell'umidità dall'interno del prosciutto verso l'esterno. Quindi Mario, questi sono prosciutti che sono arrivati qui un mese e mezzo fa circa? Sì, più o meno sì. E quanto tempo resteranno in questa condizione? Allora, in questa condizione che si chiama pre-riposo, dove la disidratazione è leggermente forzata, stanno più o meno un 50 giorni, 45-50 giorni, poi passano sempre in altre celle fredde come queste, però senza ventilazione, e lì stanno fino al compimento del quarto mese. Dopodiché passano dalla fase fredda alla fase calda e nelle stagionature, dove cominciano i processi enzimatici che poi fanno scaturire tutti gli aromi del prosciutto che conosciamo.
il direttore Mario Cicchetti, ci siamo trasferiti all'interno di uno dei ristoranti degustazione di San Daniele e in attesa che venga servito l'argomento della nostra discussione andiamo ad approfondire qualcosa sul tema consorzio. 1961 nasce il consorzio prosciutto di San Daniele, il più antico consorzio in Italia, che vanta in questo momento 31 aderenti, 31 soci. Cosa serve? Che significato ha avere un consorzio di questo tipo? Che tutele dà al consumatore finale? Beh, innanzitutto è un'espressione tipicamente italiana. I consorzi di tutela sono un'istituzione tutta del nostro paese, i più importanti sono quelli più famosi, anche quel parmigiano reggiano, il grana padano per esempio nei formaggi, Parma, San Daniele, nel mondo dei salumi, sono tutti consorzi che hanno almeno 50 anni di storia, noi siamo più antico di questi quattro. Siamo legati a una storia di imprese che si sono unite più di 50 anni fa, hanno capito che bisognava darsi delle regole per fare un prodotto che fosse riconoscibile, darsi delle regole per controllare il mercato e soprattutto darsi delle regole per assicurare un prosciutto che fosse, o un prodotto più genericamente, che fosse sempre uguale a se stesso e fosse caratterizzato da elementi di comunità e continuità. Poi la storia ci ha visto evolvere. Nel 1970 la Repubblica Italiana ha riconosciuto la prima legge di tutela del prosciutto di San Daniele, proprio promossa dal consorzio, quindi dal 70 diventa un sistema non più volontario come era negli anni 60, ma diventa un sistema strutturato nazionale. Poi negli anni 90 c'è stata una seconda legge di tutela fino ad arrivare alla storia più moderna di 15 anni fa, a metà degli 96. Anni 90, 96, con la legislazione della DOP, denominazione di origine protetta, l'Unione Europea ha acquisito i sistemi italiani, una volta tanto abbiamo fatto la battistrada in Europa, quindi ha copiato il sistema italiano e l'ha fatto diventare un sistema di tutela europeo e i prodotti italiani sono i più importanti e più anche pesanti dal punto di vista economico dentro il quadro economia agricola della nostra Europa. Il Consorzio di San Daniele poi soprattutto negli ultimi 10 anni ha anche una veste interprofessionale, cioè raggruppa al suo interno anche gli allevatori e i macellatori che fanno parte della filiera del prosciutto di San Daniele. Sono numeri importanti, se pensiamo che 31 imprese associate al consorzio si trovano in San Daniele, ma ci sono ben 4.000 allevamenti nelle 10 regioni del centro nord Italia che conferiscono i maiali e circa 90 macelli ubicati nelle stesse regioni che sacrificano gli animali per poi farli diventare carni da consumo fresco e prosciutti. E conseguenzialmente torniamo a dare la linea a Francesco Pezzella all'interno dello stabilimento per andare a parlare in questo caso in maniera approfondita della fase fredda di asciugatura. Si sta decisamente meglio in questo ambiente, siamo passati da 2-3 gradi sopra lo zero a circa 20, esatto. Siamo quindi davvero in una situazione ideale per quanto riguarda la temperatura, ideale anche per i prosciutti evidentemente, perché anche in questa sala si mantiene una temperatura costante in questo secondo passaggio. Mario, spiegaci perché. Sì, questo è un passaggio che fa proprio da spartiacque fra la fase fredda e la fase calda, dove cominciano tutti i processi enzimatici che danno poi profumo e sapore al prosciutto. Qua escono dalle celle frigorifere, vengono lavati, vengono messi in questa sala di asciugamento, ci stazionano 4-5 giorni e poi vengono subito portati nelle stagionature, dopo nelle zone in cui si fermeranno poi fino alla fine della loro, diciamo, del loro ciclo quindi produttivo. Escono dalla catena della lavorazione, esatto. Qui dello stabilimento e poi vengono messi semplicemente a stagionare per essere poi messi. Devono aspettare il 13° mese per essere marchiati, perché prima non può essere messo a posto il marchio San Daniele. Dopo il 13° mese possono venire commercializzati. Abbiamo parlato dei marchi, quindi mi dai un aggancio per farti un'altra domanda. Qui vediamo le cosce marchiate in più punti e con diversi timbri. Ce li puoi spiegare? Allora, i timbri sono questi timbri qua, sono messi dal macello e sono timbri che indicano di solito la settimana di arrivo dei suini in macello e un codice che il macello dà al singolo allevatore. Possiamo vedere anche sul retro che oltre a tutti i dati che abbiamo messo noi in ingresso, quindi c'è il premarchio del consorzio, la data, il mese e l'anno, il numero CE dello stabilimento di produzione, c'è anche un tatuaggio che viene fatto su ogni suino, che è la carta d'identità per poter risalire in ogni momento alla sua origine, proprio all'origine anche del singolo suino. Ecco Mario, qual è la finalità di tutti questi marchi? Uno naturalmente quello che riguarda la qualità, la tracciabilità, ma esatto. Nel senso della qualità, che sia una sicurezza sia per voi
che lavorate il prosciutto, ma anche per il consumatore finale, giusto? Sicuramente per il consumatore, perché tutti questi suini qua sono sottoposti a dei protocolli sia di alimentazione che vengono stilati dal consorzio, quindi l'allevatore non è che può dare da mangiare al suino quello che vuole, deve dare da mangiare degli alimenti che il consorzio gli sottopone. Abbiamo lasciato il piano inferiore dove dalle celle frigorifero e poi la sala dove inizia la stagionatura a temperatura ambiente, per essere adesso qui al piano superiore, una sala molto più grande dove i prosciutti Mario resteranno molto più tempo. Arrivano qui quando hanno 4 mesi nel loro ciclo di produzione e fino a quando vi rimangono? Qua restano fino al 10° mese compiuto. Restano in questo ambiente dove la temperatura è costante tutto il tempo dell'anno e dove nelle giornate in cui le condizioni sono ideali come oggi vengono aperte le finestre e quindi viene usata la ventilazione proprio naturale come una volta. Più o meno al 7° mese i prosciutti vengono ricoperti da questa pasta che è formata da farina di riso, strutto che è quello per la panificazione, un po' di sale e un po' di pepe, e ha la funzione protettiva della parte scoperta magra del prosciutto, quindi la mantiene morbida, si lascia una piccola finestra su quella che noi definiamo la corona in modo che il prosciutto continui a respirare e a calare di peso e a stagionarsi. Prima dell'immissione sul mercato c'è un'altra fase, che cosa ha in mano? Spieghiamo. Questo qua è un ago sonda che serve per fare la cosiddetta puntatura, che è l'ultimo sondaggio delle qualità organolettiche del prodotto finito. Quindi dove il prosciutto può ancora rischiare di essere escluso dalla catena. Esatto. Può essere escluso dalla catena e viene smarchiato e prende altre strade. E l'unico che può essere marchiato è quello che ha dall'inizio alla fine tutte le caratteristiche del San Daniele che sono riportate sui disciplinari. Sta arrivando il meraviglioso prosciutto di San Daniele, grazie. Quindi assaggiamo anche tutto quello di cui abbiamo discusso oggi, questa meravigliosa pietanza che da secoli accompagna i piatti friulani. Un brindisi innanzitutto al prosciutto e alle fortune del vostro consorzio. Direttore, le ultime battute non possiamo non farle a livello economico. I dati del 2014 parlano di ricavi di per più di 300 milioni di euro, per 2 milioni e mezzo di prosciutti. Sì, ha detto bene, il 2014 è stato un anno positivo, contrariamente alla tendenza dell'economia che è stata un po' depressa a livello paese, noi abbiamo chiuso con più 10% di vendite del prosciutto di San Daniele, addirittura più 17% di vendite del prosciutto di San Daniele in vaschetta, quello preaffettato, abbiamo superato i 16 milioni di confezioni prodotte nell'anno. E l'export in particolare viaggia intorno al 13-14% della produzione, è una cifra ancora contenuta, il consorzio sta investendo un sacco di risorse economiche anche di persone per ampliare i mercati, i nostri principali mercati di riferimento sono la Germania, gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito, il Giappone, l'Australia, ma in questi paesi, soprattutto quelli extracomunitari, vengono regole molto restrittive che vincolano le aziende italiane a avere un riconoscimento particolare per poter esportare in quei paesi. Quindi, sostanzialmente, semplificando, per uscire dai paesi europei come esportazione di prosciutto crudo, perché una carne è cruda, anche se stagionata, occorre avere dei particolari parametri che impongono alle aziende di diventare quasi territori di veterinari di quel paese, quindi territori sanitari sottoposti al controllo veterinario di quei paesi nei quali si esporta. Gli Stati Uniti ha fatto da capofila a metà degli anni 80 e poi tutti i paesi comunitari si sono un pochettino allineati. San Daniele, poi, per dare un altro dato che forse non tutti conoscono e che è una curiosità, è registrato come marchio in oltre 60 paesi nel mondo. Quindi la nostra denominazione Prosciutto di San Daniele, col suo logo, col prosciuttino stilizzato, è protetto in più di 60 paesi, quindi dà anche il senso di qual è stata l'estensione di questo prosciutto che, come abbiamo detto prima, è partito dai tempi dei romani, anzi anteromani, e oggi negli anni 2000 continua a essere un prodotto consumato, per fortuna lavorato a San Daniele e venduto un po' in tutto il mondo. Torniamo all'interno dello stabilimento per l'ultima volta insieme a Francesco Pezzella e vediamo la parte finale del ciclo produttivo relativo alla stagionatura.
siamo quasi all'uscita del prosciutto dalla catena di produzione, ma c'è un passaggio determinante, importante. Mario, vediamo qui in verticale prosciutti che non hanno ancora il marchio San Daniele. Abbiamo spiegato già prima cosa bisogna fare per poter giudicare un prosciutto idoneo e passarlo quindi alla marchiatura definitiva. Se puoi spiegarci quello che avviene, se ce lo fai anche vedere. Adesso vi faccio vedere, è la puntatura, praticamente è l'ultimo sondaggio che si fa proprio per capire le qualità organolettiche del prodotto finito. La puntatura viene fatta con questo tendine di cavallo che è molto poroso e quindi cattura tutti gli aromi all'interno della coscia, e viene fatto in diversi punti. Viene fatto in questo punto qua, il punto del gambo, in corrispondenza dell'arteria femorale, della testa del femore e dell'anca. Se dopo questo screening il prosciutto è perfetto, viene marchiato. Una volta marchiato, a fuoco, ha le sue sembianze definitive. Direttore, un'ultimissima battuta. Visto mentre stiamo dilettandoci, facendo magari venire l'acquolina in bocca a chi ci guarda da casa. In che anni e perché? A un certo punto San Daniele con il suo prosciutto, da un prosciutto come gli altri, è diventato il prosciutto. È cambiato tono e significato dell'articolo. Ma è legato a due momenti storici. Sicuramente nei primi anni 70 coincide con la legge di tutela, nella quale lo sfogo commerciale che avevano dato i San Danielesi al loro prodotto lo fanno diventare un prodotto non più solo regionale, ma addirittura con una portata nazionale e in alcuni casi anche internazionale. Pensiamo all'Austria, pensiamo a una prima spedizione fatta negli anni 60 negli Stati Uniti, delle vaschette, quelle, le scatolette quelle di latta, che sono state proprio antesignane dell'esportazione, il salva freschezza di una volta. Poi sicuramente il fenomeno si conclama in maniera forte tra la metà degli anni 90 e i primi anni 2000, dove c'è una produzione che sfonda i 2 milioni di 2 milioni di prosciutti prodotti, diventa un prodotto che, pur restando di nicchia, pur essendo un prodotto che ha una produzione limitata, diventa un prodotto di valenza internazionale. Gli ultimi 10 anni sono stati sicuramente una galoppata verso i mercati più lontani, verso i mercati più maturi, con un consolidamento anche della nostra presenza su tutti i settori e tutti i canali di vendita italiani. Quindi diciamo, diventa anche nell'accezione comune il prosciutto, perché probabilmente è quello che ha caratteristiche più tipiche, più riconoscibili di quello che è il panorama nazionale e internazionale del prosciutto. Non resta con brindisi stavolta, però beviamo veramente, prima abbiamo solo toccato i bicchieri. Al San Daniele e a chi ci guarda da casa e vorrà continuare a seguirci in quello che è il ciclo delle eccellenze del Friuli. Questa sera ci siamo soffermati compiutamente su un fiore all'occhiello veramente clamoroso della nostra regione, come il prosciutto di San Daniele.